Noi cerchiamo di giocare un calcio equilibrato, noi con i giudizi che sentenziano delle cose dobbiamo andare molto calmi perché bisogna essere in grado di leggere e di inquadrare quello che lei dice. Noi stiamo bene dal punto di vista fisico, non è che le partite che abbiamo recuperato, vinto alla fine, li abbiamo fatte soltanto sotto l'aspetto caratteriale, è perché abbiamo delle idee su cui perseveriamo, su cui insistiamo dall'inizio alla fine e abbiamo un ordine di gioco, secondo me, importante. Poi magari se avessimo vinto, poi magari se avessimo vinto la partita con la Reggiana, le porto solo l'esempio dell'ultima, diremmo esattamente il contrario. Io direi le stesse cose. Questa è una squadra che può non prenderli e può farlo anche per tanto tempo, però forse finché ne continuiamo a parlare, come se fosse un aspetto, li ho già portato, 7 partite. Due autoreti, 4 calci di rigore, ma secondo lei le autoreti capitano tutte le settimane? Cioè il tiro deviato, parabile, che diventa imparabile per il portiere. Sono fatti anche estemporanei, quindi andiamo calmi con le sentenze. No, non sono d'accordo, non sono queste le partite crocevia, non sono queste le partite che vinci o perdi, le devi vincere, meglio, certamente che perdi, dico delle cose palesemente, ma io ho vinto dei campionati a dicembre, ero 7 punti indietro. Ma Che squadra è Mentella? squadra che ha qualità, una squadra che come noi ha preso anche dei gol, ma è una squadra che ha sostanza, che ha qualità anche offensive oltre che difensive. Una squadra che per adesso non ha impattato bene la categoria. Forse noi l'abbiamo fatto un po' meglio, a parte l'ultima partita, che quella sì è stato uno spartiacque in questo momento, perché poi anche pareggiandola non ti allontani tanto. Ma io domando a voi, ma perché noi dovevamo perdere con la Reggiana? Andiamo a vedere quello che abbiamo seminato in campo, è successo. Ok, andiamo avanti, ma non sono queste le gare spartiacque, di tempo ce n'è tanto. Ma certamente è meglio fare i punti piuttosto che non farli. E noi andremo per fare i punti.